Lo scenario delle autorità portuali negli ultimi mesi è cambiato più volte, è inutile dare ascolto a voci di corridoio. Al momento il governo non ha ancora approvato il decreto di riorganizzazione dei porti. Con queste parole l'onorevole Alberto Pagani, componente della Commissione Trasporti della Camera, chiarisce la situazione attuale legata alla riforma dei porti e alla voce che circola nelle ultime ore sull'accorpamento tra autorità portuali di Ravenna e di Ancona. Sono in questi mesi diffuse e scritte sulla stampa diverse notizie che non erano notizie ma erano chiacchiere. Le cose stanno in questi termini. Il Parlamento ha affidato nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, cioè della legge delega Madia, al governo il compito, cioè il mandato di modificare la legge 84, che è quella che regola i porti, per la parte che attiene alla governance, cioè alle funzioni della pubblica amministrazione. Il ministro Del Rio ha predisposto un testo che è già stato trasmesso al Ministero della Pubblica Amministrazione, deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri e può tornare al Parlamento per i pareri. Quel testo prevede ciò che si è detto, cioè 14 autorità, non è ancora stato discusso, quindi io non so se sarà discusso così, modificato, quando verrà discusso dal Consiglio dei Ministri e approvato. Lo commenterò il testo quando il Consiglio dei Ministri lo avrà approvato. Adesso è ancora prematuro. Il resto, cioè tornare a 5, gli accorpamenti, farne una sola, sono tutte voci di corridoio che non credo sia sensato commentare ogni volta che c'è una voce di gira, dire che cosa si pensa di quella. Nel momento stiamo ai fatti, infatti il governo non ha ancora approvato il decreto di riorganizzazione dei porti.